Dovrebbe essere partito. Ok, buongiorno a tutti, un saluto a tutti. Siamo qui con il dottor Patrizio Rossi, sovrintendente sanitario nazionale dell'INAIL, di recente nomina, a cui faccio i complimenti da parte di tutta la Società Italiana di Medicina Legale delle Assicurazioni, perché ci pare un grande riconoscimento a un medico legale che è stato e che è sempre stato vicino alla società e che è oggettivamente uno dei più importanti professionisti italiani in questo ambito. E quindi saluto il dottor Rossi che è qui con noi. Che, Buongiorno a tutti, eccoci buongiorno qua. Franco, buongiorno a tutti i colleghi medico-legali. Eccoci qua. Noi veniamo a parlare di INAIL in un momento molto importante nella fase cosiddetta 2 del ritorno al lavoro dopo la pandemia, con INAIL che fin dal primo decreto Salva Italia, cioè il decreto del 17 marzo, entra in campo per riconoscere le infezioni da Covid come infortunio sul lavoro. Ecco, su che base, Patrizio, è stata fatta questa deduzione, che potrebbe anche essere chiara ai frequentatori abituali della medicina legale, ma che in realtà, secondo me, va spiegata. Ecco. Cosa ne dici? Ecco, io penso che questa vicenda sia stata un po' complicata in termini interpretativi, ma non certo per gli esperti medico-legali, dalla riproposizione nell'articolo 42 del decreto del marzo 2020 dell'infortunio da malattia infettiva, appunto come malattia infortunio, e la qualificazione quindi come infortunio in occasione di lavoro. Questa precisazione ha un po' confuso coloro che non hanno grande coscienza ed esperienza e anche scienza nell'interpretazione di questi fatti. Io, perché è confuso? Perché è sembrata una novità, ma una novità non lo è affatto. Voglio brevissimamente ripercorrere questa vicenda per richiamare a me stesso e a tutti i colleghi quanto fu fatto a partire dal 1901, quando subito dopo l'approvazione della prima legge infortunistica italiana, fu costituita una commissione ministeriale, caro Franco, che dava indicazioni per poter ricomprendere nell'ambito delle malattie professionali, che pure non erano tutelate, ma che volevano essere tutelate, delle affezioni di carbonchio, del carbonchio e della morma. Questa commissione ministeriale non raggiunse una conclusione perché fu osteggiata sin da allora dai nostri avi medico-legali che sotto il profilo della dottrina avevano sin da allora, quindi parliamo di 120 anni fa, incardinato un concetto base che era quello della equivalenza tra una causa violenta e una causa virulenta. Poi nel testo di introduzione delle malattie professionali, quando si fece la prima tabella, quella di sei malattie professionali nel 1929, che poi fu attuata nel 1934, si ricomprese in queste malattie come ennesimo tentativo l'anchilostomiasi. E devo dirti con tutta sincerità che l'anchilostomiasi è rimasta tra le malattie professionali ancora sino ad oggi. Io mi riprometto però di poter in una prossima revisione delle tabelle di emendare queste tabelle di malattie personali dall'anchilostomiasi per ri ricondurre tutto ad organicità medico-legale. Il punto fondante della nostra dottrina è quello che fu stabilito, o meglio codificato, dal Borri nei suoi magistrali testi del 1912 e del 1916. Vi era stato anche un intervento molto acuto sotto questo aspetto specifico, causa violenta, causa virulenta, nell'equivalenza generale infortunistica del lavoro, del Moriani appunto nel 1917. Ecco, Borri codificò le energie, cioè le azioni lesive che potevano dare seguito o luogo ad un evento infortunistico lavorativo e quindi le ricondusse nelle cinque classiche categorie, che è quella delle energie fisiche, delle energie chimiche, di quelle biochimiche,
Il quarto gruppo riguardava appunto le cause virulente, quindi codificò sin da allora nell'ambito delle categorie di energie utili a determinare un'azione lesiva e quindi un eventuale danno e quindi l'eventuale ultimo postumo anche le cause virulente. Questo tipo di attività dottrinaria è proseguito in tutti gli altri decenni fino ad avere un ulteriore passaggio veramente direi storico ma importantissimo, che è quello che fu ribadito nel testo del Diez, che io mi tengo qui gelosamente sempre alle mie spalle, soprattutto nella sua edizione rivista del Betocchi dal Betocchi nel 1959. E quindi lì si conclamò questo percorso di assunzione della causa virulenta tra le cause ad azione lesiva utili per il riconoscimento dell'infortunio. Quindi la continuità nel rapporto causale tra l'evento lesivo, l'introduzione del batterio o virus, allora si parlava per lo più di batteri, di protozoi, e quindi questo tipo di riconoscimento. All'epoca quali erano state le osservazioni attraverso le quali, e mi voglio soffermare su questo, si contestava questo inquadramento medico-legale? Lo dico perché un ulteriore tentativo, anticipo, per ricondurre le malattie infortunio nelle malattie professionali è stato fatto anche dopo il 2000, quando la commissione nominata ai sensi dell'articolo 10, che è deputata alla revisione delle tabelle delle malattie professionali, portò avanti un tentativo per ricondurre queste malattie all'interno delle malattie professionali. Ovviamente ricordo con la buonanima di Cimaglia, ma anche con il collega Ossicini, facevamo una battaglia di principio medico-legale e anche in quella circostanza ricacciamo indietro questo tentativo, se così può essere detto. In realtà la commissione autorevolissima aveva ereditato delle indicazioni che erano di orientamento europeo, per cui vi è un orientamento europeo secondo le quali queste malattie vengono ricomprese addirittura nelle malattie professionali e non nelle malattie infortunio. Ma quali erano quindi quelle osservazioni a documento di questo inquadramento, che osteggiavano questo inquadramento? Erano quelle secondo le quali il risultato dell'azione di un virus o di un batterio è un risultato di un'azione multipla e quindi un'azione ripetuta nel tempo, un'azione che dava origine ad una malattia dopo un periodo di incubazioni, quindi tutte osservazioni che facevano venir meno quel concetto di concentrazione dell'azione traumatica, in questo caso violenta e virulenta, che dovevano invece che connotano invece l'infortunio sul lavoro. Quindi si parlava anche di ripetute introduzioni e quant'altro. A queste osservazioni insomma, la dottrina medico-legale ebbe gioco semplice nel poter ribadire questo inquadramento come violenza. Bastava ricondurre in quell'epoca storica nella quale molti erano gli accidenti, per esempio, ti dico, in galleria, il famoso grisulgas che faceva crollare le gallerie. Allora si diceva dai nostri antichi colleghi, che erano davvero in quel caso più medici infortunisti, come a me piace anche chiamare ancora i medici dell'INAIL oggi, più che medici legali, ecco, diceva, ma in realtà la galleria crolla a seguito di un evento infortunistico del giorno del giovedì, poi le persone possono morire asfissiati nel corso dei giorni successivi, quindi l'evento dannoso, che purtroppo in quelle circostanze era spesso mortale, si realizza nel tempo. E quindi non ha neanche pregio questa critica che si fa del periodo di incubazione e quindi del periodo di manifestazione della malattia. Ecco, queste erano tutte argomentazioni che poi sono state portate avanti anche dalla medicina legale, e si è in qualche misura consolidato nel Patrizio tempo. Per sintetizzare, la storia della medicina legale ci dice che la situazione virulenta è equiparabile al fatto violento, cioè non c'è dubbio su questo. Concordo pienamente, insomma, Se qualche giovane ci ascolta, qua avete sentito una magistrale ricostruzione di una storia della medicina legale, che è classica della medicina legale italiana, perché voglio dire, queste sono fonti di pensiero che si diramano da centinaia ormai d'anni,
e che diventano di attualità improvvisa quando succede una cosa che non era mai successa dall'epoca della Spagnola. Quindi, per fare un collegamento, questa è una situazione anche di straordinaria, come dire, attualità di principi che erano stati messi molto in evidenza dagli antichi maestri, voglio dire, no? Cioè, è curiosissima questa cosa dal punto di vista culturale, secondo me. Ritorniamo al 1912, ecco, voglio dire. Ecco, allora, visto che siamo qua, però a questo punto la domanda te la devo fare, cioè se il concetto generale che tu hai bene inteso e che Linai ha sempre, messo in evidenza, quindi con una lunga storia anche di provvedimenti e di pensiero che è andato nel corso degli anni. Allora, il Covid è un infortunio, l'infezione da Covid. Io non l'avevo ancora citato, sei arrivato tu, ovviamente. È una domanda che faccio. Attualizzi sempre qualsiasi vicenda, che io invece riporto più spesso al passato. Senza dubbio sì, come lo è stato per tutte le malattie protozoarie, le zoonosi che hanno caratterizzato la patologia infortunistica infettiva per decenni, così come la tubercolosi in tempi più recenti, così come la AIDS, ma soprattutto così come la epatite virale, certo. nei vari ceppi. Ecco, il secondo concetto quindi che poi ci pone il Covid di oggi e che è all'ordine del giorno, che riguarda prettamente l'accertamento medico legale, è la correlata presunzione semplice alle malattie infettive. Ecco, ma ci arriviamo, ma perché per logica ti faccio la domanda sulla polizza infortuni. Al di là di quello che tu puoi pensare, cioè, ed è chiaro che tu pensi, seguendo una dottrina, che quel fatto sia infortunio. Secondo te è trasferibile questo concetto all'interno della polizza infortuni? Questo è un parere di Rossi come medico legale, ovviamente. Guarda, quando ti avevo richiamato precedentemente le classificazioni che il Betocchi aveva fatto rieditando e rimodulando quelle del Diez nel 59, ne era una in particolar modo, che parlava di inefficacia della tutela infortunistica INAIL come contestazioni da parte dei non medico legali, perché in realtà l'effetto contagioso, cioè meglio, la malattia infettiva era il risultato di un'azione di virulentazione protratta nel tempo e soprattutto di favore determinato da una riduzione delle capacità reattive del soggetto e quindi le capacità immunitarie di reazione. Ecco, questi principi, anche questi ricacciati indietro dalle lucide osservazioni medico-legali in quella circostanza del Diez e del Betozzi, mi portano a dire come all'interno di una polizza infortuni questo tipo di evento debba avere una tutela indennitaria al pari di quella che ha nell'INAIL. È una causa esclusiva? Certamente sì. È una causa diretta? Certamente sì, anche se mediata da un periodo di incubazione, da un periodo che può essere anche in alcuni soggetti, ma nella generalità dei soggetti non è richiesto un favore o una predisposizione individuale che favorisce l'infezione. Quindi dobbiamo ricondurre a caratteri generalisti, quindi anche questa evidenza verrebbe meno. E quindi, a mio avviso, la tutela infortunistica all'interno della polizza infortuni dovrebbe essere delle malattie infettive come delle altre malattie derivanti da cause lesive, traumatiche di altro genere. Più chiaro de così se more, come si dice, perché questo è un dato di fatto, è l'opinione ovviamente di Patrizio Rossi, ma non è che non sia un'opinione autorevole. Quindi la prendiamo come tale, cioè all'interno di un sistema che ha molto interessato in questo momento i medici legali, i libero professionisti, anche se non è il fulcro della questione INAIL
Anche perché secondo me poi diverso la medicina legale è un fatto, poi all'interno dei due sistemi ci sono ovviamente delle differenze, ma noi ci esprimiamo come medici legali, cioè da un punto di vista della dottrina. Ecco, questo è il discorso. Ora, scusa Franco, anche in questo caso per le polizze infortuni abbiamo un elemento, direi, ex adiuvantibus nella interpretazione di questa fenomenologia all'interno della polizza, che è quello delle cause di esclusione. Le cause di esclusione all'interno di una interpretazione della polizza infortuni ci aiutano molto, ci aiutano in maniera dirimente per alcune cose, in maniera indiretta in altre, e quindi anche in questo ambito una non riconducibilità a quelle esplicite cause di esclusione, a mio avviso, è un criterio. Certamente. Ora andiamo alla questione invece della presunzione. Cerco di seguire un filologico. È chiaro che qui si è fatta una scelta che secondo te è più di politica sanitaria o più tecnica da questo punto di vista? Io devo dire che allora nella parte sanitaria medico-legale della circolare, quella del 3 luglio, del 3 aprile del 2020, ma anche nelle note, perché io ho rimesso una prima nota il 12 marzo, note interne ai nostri medici, 12 marzo sempre 2020, e in altre circostanze ho sempre non forzato, come spesso alcuni hanno voluto dire, ma ho sempre tratto coerenza dagli atti precedenti istituzionali. Ormai ti dico questo perché? Perché le sentenze della Corte di Cassazione, io raramente cito sentenze, a me non piace, perché altrimenti abbiamo una medicina legale che è subordinata al diritto, e io siamo non la tutti d'accordo su questo. Non l'ho mai vista in questi termini. Però sentenze della Corte di Cassazione, sin dal 1991, la 8058 se non vado errato, e la 3090 del 92, introducevano in maniera definitiva, chiarissima, il principio della presunzione semplice di origine della malattia infettiva e come all'interno del sistema di tutela dell'INAIL. Quindi la presunzione, ovviamente, in quel caso i giuristi richiamavano, si avvale di presenza, di sussistenza, di elementi gravi, precisi, convergenti, che possono farci... dai quali trarre il convincimento della malattia stessa. Poi, a seguito di queste pronunce, e prima ancora di arrivare a quella del 2000 e 2001, ve ne sono anche altre due, che sono caposaldo di un orientamento giurisprudenziale chiaro e inequivoco, c'è una circolare dell'INA, una lettera circolare prima e una circolare dopo, la prima del 1993 e la seconda del 1995 dell'INAI, che, richiamando la necessità di adottare principi di presunzione semplici per la epatite, per l'AIDS, che erano i fenomeni infettivi dell'epoca, almeno di interesse sanitario INAIL, estendeva, o meglio, coglieva l'occasione per estendere questo principio della presunzione semplice a tutte le altre patologie infettive e parassitarie. Quindi, anche in questo caso, io non sempre, non per andare sempre indietro, ma in realtà poi non abbiamo avuto necessità di forzare nulla, ma abbiamo ereditato una tradizione di trattazione delle malattie infettive che è almeno un trentennio che l'INAIL conduce su questi livelli dimostrativi e di presunzione semplice, dimostrativi per quanto attiene alla medicina legale, di presunzione semplice che è un criterio più giuridico che noi abbiamo ereditato. Certo. Ovviamente ci sono delle complicazioni sotto questo aspetto, perché forse, ma non sta a me, forse a te che sei così istrionico e poi riesci a parlare di tutto con sapienza ed equilibrio, dovremmo parlare di presunzione semplice, di presunzione legale semplice e relativa, di presunzione legale assoluta, per fare la differenza tra ciò che vige per le malattie professionali tabellate, per esempio, e per una malattia infettiva. Però la presunzione semplice, se vogliamo affrontare questo problema, e il Covid sicuramente è eclatante sotto questi aspetti per altre ragioni, adesso ci arriviamo, è un principio attraverso il quale, partendo da un fatto noto e poi possiamo elencarli sotto il profilo medico-legale proprio per fare chiarezza esemplificativa, noi deduciamo un fatto ignoto. I fatti noti in questa circostanza, quindi voglio subito dire, non vi è un automatismo tra
una popolazione di lavoratori, che siano operatori sanitari o che siano il front office del supermercato o di altre tipologie di lavoratori che abbiamo inserito all'interno della circolare come esemplificativi, ma non esaustivi, di alcuni lavoratori che hanno una rischiosità specifica. Ecco, vi sono dei fatti noti. I fatti noti sono l'attività, per esempio, di operatore sanitario, il fatto che l'operatore sanitario, secondo gli studi che abbiamo, il documento tecnico dell'INAIL, elaborato dal DIMELA dell'INAIL, che è il documento tecnico che ha guidato tutte le nostre osservazioni, riporta nell'ambito delle esposizioni a elevato, molto elevato rischio, quella degli operatori sanitari. Altri studi internazionali, forse potremmo dire, lo avevano fatto magari già per aver avuto un'esperienza di contagio più antica, avevano già qualificato queste popolazioni, cioè vuol dire che l'attività di operatore sanitario ha un rischio elevato di contagio. E quindi, transitando dal rischio generico di tutta la popolazione, soprattutto in una vicenda pandemica, e questa è la straordinarietà del Covid in queste circostanze, al rischio generico aggravato si è transitati verso un rischio specifico per quelle lavorazioni che in realtà sono particolarmente esposte al contagio. E direi, caro Franco, che quando noi parliamo di particolarmente esposte al contagio, i dati casistici poi e statistici ci hanno dato subito ragione. Se noi consideriamo che le denunce INAIL che sono arrivate le prime nella prima ricognizione ufficiale dell'aprile a quella del 4 maggio, oltre il 70% di denunce di malattie e infortunio sul lavoro per lavoratori riguarda gli operatori sanitari. Quindi è chiaro che abbiamo avuto un supporto da ciò che la scienza e la casistica precedente ci aveva detto. Quindi direi che la presunzione semplice è stata mal interpretata, o meglio, forse non siamo stati bravi nel poterlo ben chiarire. Non è una deduzione immediata, non predispone a un automatismo immediato tra categoria di operatori sanitari e riconoscimento. È uno strumento di accertamento dei fatti. Quindi, qual è il presupposto medico legale di questo? Questo è il punto. È la dimostrazione, lo strumento medico legale è quello di partire e dimostrare, verificare i cosiddetti fatti noti. Quindi la tipologia di attività, l'elevata o meno esposizione a rischio, la probabilità che aveva di contagiarsi in concreto, l'attività di lavoro svolta, se risponde nel concreto ancora una volta ai criteri statistici, scientifici, che pure la giurisprudenza richiama per l'applicazione della presunzione semplice, di esposizione. Quindi è indubitabile che l'aspetto medico-legale debba andare a verificare. Perché? Perché la presunzione semplice, nella sempre dimostrazione medico-legale, prevede anche la prova del contrario. Certo. Quindi l'automatismo non sussiste. La prova del contrario quale potrebbe essere? Te ne potrei dire alcune. Il non avere un operatore sanitario che non ha lavorato in presenza. Certo. Un operatore sanitario che non ha operato in una struttura o in un ambulatorio, e qui è stata la particolarità dell'Italia, dopo aver visto anche tanti medici di base che operavano nel loro ambulatorio che sono deceduti a seguito, ed è un'attività che forse sotto profilo casistico non era stata molto ben considerata negli studi precedenti perché non vi erano evidenze di tal genere. E se in realtà c'è stato il contatto o la ipotesi di contatto con pazienti che siano stati direttamente contagiosi, noti come contagiosi, ma anche come asintomatici e quindi non noti come contagiosi, ecco, questa necessità di verificare il contatto eventuale con questi pazienti, il contatto in concreto con questi pazienti, lo svolgimento in presenza, l'attività sanitaria in strutture che anche sotto il profilo epidemiologico ci danno l'evidenza della rischiosità del contagio, ecco, tutti questi elementi devono essere dimostrati nella struttura medico-legale. Possiamo, se quello che ho capito è giusto, a parte che sia secondo me la circolare del 3 aprile, sia il documento tecnico fatto, sono molto precisi, secondo me, precisi, cioè danno delle indicazioni, secondo me, forti e basate su un approccio scientifico reale sulla pericolosità. È chiaro che poi ogni caso fa sé,
Cioè, voglio dire, questo è un dato di fatto che all'interno di un sistema come il nostro, in cui i medici legali contano anche da questo punto di vista, perché poi ci sono i criteri di riferimento eziologico, voglio dire, ci sono le leggi scientifiche che noi seguiamo, giusto? Questo è quindi sempre a richiamare il fatto che la medicina legale diventa come al solito centrale in questo tipo di problematiche. È chiaro, è un lavoro in progress, mi pare anche un po', no? Cioè, Senza dubbio, Franco. Ti faccio un esempio. Allora, io per poter studiare questo fenomeno, se non studiamo, non misuriamo, non riusciamo mai a migliorare. Ecco, ho costituito, per esempio, grazie anche alla volontà e all'entusiasmo che avevo immaginato in altre occasioni precedenti, ma che in questa vicenda da parte dei medici INAIL è stata straordinaria, ho avuto modo di costituire dei gruppi Covid, distinguendo, pensa Franco, che io ho costituito un gruppo Covid che riguarda gli aspetti bioetici nella trattazione delle malattie, soprattutto nella trattazione in questa fase di emergenza, delle attività differite e nella ripresa delle attività differite. Abbiamo costituito un gruppo Covid che sta analizzando gli aspetti, per esempio, microscopici. E proprio ieri ho fatto un'ultima call con questi colleghi. Perché? Perché avremo molto da dire in questa circostanza, perché noi abbiamo la possibilità di aver selezionato un campione di deceduti, purtroppo, la malattia Covid, che non è il campione generale che possono avere anche le singole aziende sanitarie. Perché questo? Perché innanzitutto abbiamo la possibilità di verificarlo su tutto il territorio nazionale. Sì. Reperti e riscontri laddove siano stati fatti, perché poi abbiamo tutto il problema della difficoltà a svolgerli. Ecco, abbiamo un campione nazionale di reperti necroscopici, ma soprattutto abbiamo un campione di pazienti giovani deceduti per Covid, perché erano in età lavorativa, diversamente da molte altre casistiche che hanno anche la prevalenza di pazienti non giovani per questa carica. Ecco, e così ho costituito anche un gruppo Covid generale con il quale abbiamo elaborato una scheda identikit che stiamo cercando di raccogliere per tutti i casi o per gran parte dei casi, grazie, l'abbiamo anche sistematizzata. All'esito di questo avremo una casistica, una quantità di elementi per poter fare deduzioni sia in ordine alle comorbidità, per esempio, come alla specifica attività di lavoro, non la categoria generale, ma alle presunte modalità di contagio nell'espletamento di quella specifica attività di lavoro e quando, oltre all'analisi di tutta una serie di elementi. Ecco, quindi lo studio di questo fenomeno ci porta, per questo dico è in coming, certo, senza dubbio, sono d'accordo con te, perché Pensa alle problematiche che ci sono insorte sin dall'inizio di riuscire a discriminare un'infezione Covid professionale nell'ambito di una contagiosità intrafamiliare. Certo. Ecco, la prova del contrario che potrebbe essere agevolmente proposta, per questo ribadisco, non vi è automatismo tra la categoria di lavoratore e il riconoscimento del Covid. Perché il contagio familiare, per esempio intrafamiliare, e in alcuni casi siamo riusciti a verificarlo, che la tempistica di insorgenza della sindrome della malattia Covid-19 non era compatibile con l'espletamento, perché non c'era continuità di presenza lavorativa, ma era invece compatibile con il contagio intrafamiliare. Ecco, questa è una prova contraria che ci ha consentito per alcuni versi di negare il nesso di causa, per altri versi invece, qualora al contrario avessimo verificato la compatibilità con l'attività professionale, di riconoscerla. E quindi tante altre fattispecie. Ecco, questo è un elemento assolutamente importante, perché si spera di avere presto anche questi dati, voglio dire, per tutti quanti i medici legali d'Italia e anche in un ambito scientifico più generale, perché è chiaro che oggi sappiamo ancora molto poco, e questo per esempio è la più grossa limitazione nell'ambito per esempio della responsabilità medica, perché oggi veramente non sapendo nulla, voglio dire, diventa anche difficile proporre situazioni persino sulle questioni dei nessi causali, cosa che invece voi state già studiando e che credo che questi dati daranno un impulso notevolissimo da un punto di vista della conoscenza del fenomeno in un paese poi così colpito come il nostro,
da un certo punto di vista. E questo è un fatto molto importante e ribadisce poi la centralità anche dell'INAIL come soggetto deputato a un'osservazione di natura scientifica veramente, veramente rilevante. Quindi affronteremo con tutte le, come dire, le cautele scientifiche possibili un fatto che abbiamo cercato di codificare all'interno, come dire, della più rispettata dottrina medico-legale. Cioè, c'è questa roba storica che si inserisce in una straordinaria modernità, direi, che con strumenti, è bello, no? Quello che sto dicendo. Mi è venuto bene. ma ragazzi, qua se non scherziamo un po', perché siamo stati sotto pressione, voglio dire. Ed è solo l'inizio, secondo me, perché noi siamo sempre quelli che arrivano dopo, purtroppo. Come va dal punto di vista statistico invece la questione? Cioè, statistico, devo dire che un'ultima rilevazione non è attualissima, però perché abbiamo i tempi, la necessità di intercettare le denunce dai casi riconosciuti per l'altro. I casi in trattazione e i casi riconosciuti non sono equivalenti al periodo e all'entità del lavoro che abbiamo rimesso, ma per tutta una serie di vicende che tu ben comprenderai, tutti i colleghi comprenderanno, che sono dettate dalla incapacità di avere dei dati. Pensiamo alla fase iniziale nella quale gran parte dei certificati che noi abbiamo cercato peraltro di recuperare e di utilizzare come utili sono stati promossi dai medici come malattia comune. Quindi abbiamo avuto per esempio la necessità di recuperare tutta una mole di certificazioni adottando i criteri non ortodossi delle procedure online di spedizione, proprio per non fare danno ad alcuno che invece aveva necessità di vedere denunciato. Poi il riconoscimento segue sempre l'istruttore medico legale, ma almeno quantomeno di vedere denunciato come infortunio per poter vedere tutelata questo tipo di evento, ma anche come inabilità temporanea, perché la gran parte degli eventi sono diciamo tutelabili come inabilità temporanea assoluta. Per i postumi ancora forse ci rinviamo questa discussione, mi sembra tutto molto maturo, anche quello che è stato detto sulle evidenze scientifiche, che poi in questo momento non ce ne sono di così affidabili e quantomeno univoche sulla presenza di postumi molto molto importanti. Certamente in alcuni casi ve ne saranno, ma è tutto correlato anche alla condizione di malattia, alla gravità della malattia, alla tipologia del soggetto. Ecco la tipologia del soggetto. Quindi nelle situazioni con cause di menomazione, diciamo così, che in questo momento non sono ancora ben codificate. Voglio dire, voi sarete un osservatorio fondamentale di questo, credo. Certo, hai detto bene con cause di menomazione, perché per me sotto il profilo infortunistico la concausa di lesione per una malattia infettiva è a dir poco eccezionale, nel senso che solo in qualche circostanza, in qualche paziente che davvero aveva una condizione di immunodepressione così importante, che fosse acquisita, iatrogena o congenita, insomma, che possa aver favorito questo tipo di infezione, ecco, a parte questa evidenza non ve ne sono altre, ma quel tipo di soggetto magari non era neanche in attualità di lavoro, quindi resta davvero poco, e a prescindere da questo per noi non è pregiudiziale della tutela. All'INAIL non importa, ecco questo. I numeri, come tu dicevi all'inizio, sono importanti. Adesso forse nell'ultima rilevazione, al 4 maggio, avevamo 37.000 denunce di malattie Covid-19. L'ultima rilevazione di denunce di mortali, ma è una denuncia che insomma forse è più carente delle altre, perché gli eredi ancora spesso non si sono organizzati, non hanno ben compreso, i medici non hanno ben denunciato. Avevamo 128 denunce per decessi da Covid contratto in occasione di lavoro. Ecco, quindi insomma sono numeri importanti. Adesso forse in questi giorni saremo oltre già 40.000 denunce di Covid-19, insomma, rispetto al 4 maggio. Certo, che riguardano prevalentemente però le questioni, immagino, della inabilità temporanea, voglio dire, perché dell'assenza lavorativa più che altro. Cioè, sì. Anche sulla temporanea però, Franco, anche sulla temporanea si è innescato un problema non di poco conto.
che abbiamo cercato di risolvere. Io ho adottato da qualche mese una metodologia di collaborazione con tutti e soprattutto di condivisione anche con il mondo esterno all'INAIL. Per esempio abbiamo fatto una FAQ abbastanza precoce nelle fasi di validazione dei casi, che abbiamo rimesso a tutte le società scientifiche, per esempio, per poterla estendere agli operatori extra INAIL. All'interno dell'INAIL ho adottato anche uno strumento molto più efficace per poter governare i processi, e questo è uno di quei più complessi, che sono le raccomandazioni della Sovrintendenza Sanitaria Centrale. Tra queste raccomandazioni ho avuto la necessità di farne una sulla inabilità temporanea assoluta. Perché? Perché l'inabilità assoluta ha costituito uno dei punti più critici, perché i lavoratori riprendevano il lavoro senza essere transitati nelle sedi INAIL per tutta una serie di vicende, perché alcuni lavoratori potevano aver ripreso senza avere certezza di negatività confermata del tampone e quanto altro. E poi perché vi era, per esempio, una fase nella quale a fine malattia, o quantomeno a fine periodo di 14 giorni, vi era il periodo di verifica dei due tamponi per verificarne appunto la negatività, che non veniva intesa come inabilità temporanea assoluta, quindi tempo di refertazione non era inabilità assoluta. Ecco, lì abbiamo avuto la necessità, poi ovviamente estenderò anche all'esterno, di poter fare una discussione nella raccomandazione che ho rimesso, di dire come non sempre il concetto di guarigione clinica corrisponde con quello di stabilizzazione del quadro e con quello a sua volta di prognosi medico-legale utile alla ripresa del lavoro, all'interruzione dell'inabilità temporanea assoluta. In questo caso però, dovendo la ripresa del lavoro essere di sicurezza per sé, ma soprattutto, ma anche per altri, in questo caso doveva necessariamente esservi una coincidenza cronologica, e quindi quel periodo di accertamento e di verifica della negativizzazione del paziente che era stato malato era un periodo riconducibile nell'ambito, ad esempio, dei concetti medico-legali della tutela infortunistica INAIL al carattere profilattico dell'astensione al lavoro. Per cui attraverso questa concezione, questa qualificazione di profilattico periodo di lavoro per poter riprendere appunto in sicurezza per sé e per gli altri, che abbiamo esteso il periodo di inabilità temporanea anche a quel brevissimo periodo di verifica di tampone, quindi fine malattia. Ecco, per dirti uno di quegli aspetti molto peculiari che la Covid ci ha portato e che abbiamo dovuto in qualche modo governare anche attraverso una rivalutazione dell'inabilità temporanea assoluta e un'indicazione dottrinaria e di operativa per quanto riguarda tutti i nostri medici, ma ve ne sono anche altre, adesso ci dilungheremo. Certo, ma... Un lavoro mi pare enorme, che si svilupperà poi nei prossimi mesi, anni addirittura, cioè nel senso che è veramente un problemone, ecco, voglio dire, dal punto di vista sia dei numeri sia del tipo di organizzazione, perché questa è una cosa che naturalmente è diversa da tutte le procedure precedenti per il fatto pandemico, poi. Senza dubbio. Io ho peraltro noi all'interno dell'istituto, come magari altre organizzazioni, abbiamo la necessità, almeno io intendo questo, di studiare per mettere a disposizione di tutta la comunità scientifica i dati scientificamente validabili, o meglio usufruibili per considerazioni di natura diversa, e collaborare con le strutture. Abbiamo intrapreso anche delle collaborazioni con strutture ospedaliere che possono in qualche modo darci tutta la loro scienza per poter noi ben interpretare i fenomeni, ma soprattutto cercare di governare un fenomeno che garantisca omogeneità, che per me resta sempre il primo requisito di qualità di un'azione medico-legale. Per far questo, per esempio, una delle, oltre alle raccomandazioni, della sovrintendenza, agli atti interni che abbiamo fatto, alla costituzione di questi gruppi di indirizzo che abbiamo diffuso su tutto il territorio nazionale, alla realizzazione della scheda Identikit che stiamo somministrando e abbiamo sistematizzato, facciamo per esempio anche noi un webinar, ormai è di moda, perché Covid-19, infortunio sul lavoro e dintorni, che terremo il 28, alla quale abbiamo solo personale interno ovviamente, ma alla quale abbiamo già annoverato la presenza di quasi 1000 partecipanti interni all'istituto. Anche in quell'occasione cercheremo ancora una volta di
partire da casi concreti per poter dare delle istruzioni che poi possono essere applicate su tutto l'intero territorio nazionale per dare omogeneità alla nostra azione, ma anche all'azione al rapporto con gli operatori esterni e quindi con tutti i medici legali che patrocineranno questi casi magari nei prossimi mesi. Certamente. E quindi la prevenzione, come tu hai già fatto notare, è al di fuori della questione del fatto del sistema medico legale INAIL. Se ne sono occupati altri, è uscito un documento di cui, per esempio, noi del sito, che sarei io, abbiamo già dato notizia, perché è molto importante da un punto di vista anche statistico e che aiuta le imprese, i lavoratori. Voglio dire, io parlando proprio, facendo un piccolo comunicato stampa per il 50° anniversario dello Statuto dei Lavoratori, citavo l'INAIL proprio come un istituto che si è mosso, nazionale e pubblico, che si è mosso all'interno di una questione molto complessa, anche con una forte tipo di organizzazione e con una presenza immediata, ecco, voglio dire, questo è un dato di fatto, no? cioè ci pare di poter dire sul fatto che INAIL sia immediatamente intervenuto, non ha aspettato. Credo che questo sia importante in mezzo ai tentennamenti che purtroppo in questo periodo ci sono stati dal sistema politico, perché è stata una cosa straordinaria, voglio dire, questo che ci è capitato. Senza dubbio, io devo dire che scontiamo, ci avvaliamo anche di una situazione abbastanza, diciamo, fortunata, nel quale abbiamo un establishment, una direzione generale, un direttore generale, ma anche una presidenza che sono state subito molto presenti e soprattutto hanno avuto, come in passato, devo dire, la capacità di una delegazione alla tecnostruttura ampia, fiduciaria e tutto sommato di tutela. E questo ci ha consentito di poter svolgere il nostro lavoro con una tempestività che forse è inusuale per la pubblica amministrazione. Questo però è merito di tutto l'istituto, della classe medica per alcuni versi, ma anche e in particolar modo di tutto ciò che oltre la classe medica ha operato. Insomma, adesso non vorrei richiamare i medici dell'INAIL o le strutture tecniche come il DIMEILA, che ha fatto quel lavoro meraviglioso, magistrale per quanto attiene alle linee guida. Adesso, al di là poi del commento che singole organizzazioni possono aver fatto, insomma, ecco, era una pandemia che non avevamo mai conosciuto e che ci ha costretti ad una azione che neanche mai avevamo conosciuto. Io ritengo però che anche sotto il profilo specialistico, medico-legale, tutto ciò che sta transitando in questi mesi presso le nostre evidenze di video call, presso le nostre attività, attraverso la nostra attività interrotta o differita o parzialmente interrotta, ci porterà a riprendere le attività in maniera costantemente e sistematicamente diversa da prima. Cioè, voglio dire che una parte delle attività potranno essere continuate come lo erano prima, ma se noi pensiamo di ricondurre a dopo tutto ciò che facevamo prima con le stesse modalità, erriamo. Io, per esempio, ti faccio alcuni esempi sotto il profilo dell'attività medico-legale: lavorare in remoto, smart working, lavoro agile, modalità che tu vuoi, che è stata una costrizione in questo momento, ci ha portati di fronte però ad una realtà diversa, che molte delle attività che vengono svolte, pensa alle collegiali dove non è necessaria la presenza del paziente. Perché continuare a svolgere questa attività in presenza e non invece attraverso una video call sistematica e attraverso strumenti informatici che poi garantiscono anche sotto il profilo probatorio la validità dell'atto di collegiale? Ecco, perché dopo, il mio intendimento, nella fase di ripresa abbiamo già codificato questo, una parte delle attività saranno anche dopo continuate a svolgere con queste modalità. Ti ho fatto un esempio per dirtene altri, insomma. No, ma è il solo fatto che io e te siamo qui e parliamo, non ci avremmo mai pensato prima, ma quando noi finiremo questo colloquio e questa cosa finirà sul sito di Simla, la vedranno più di 1500 persone.
è sicuro, questo te lo dico io perché seguo le statistiche, ma ci avremmo mai pensato, perché io dovevo far venire Rossi a Milano, dovevo andare io a Roma, e poi non l'avremmo ripresa. E questo cambia la didattica, cambia la comunicazione e cambierà anche il nostro lavoro. Già da noi a Milano, per esempio, il Tribunale di Milano ha detto che le CTU si possono fare in videoconferenza. E quindi cosa succederà? Non lo sappiamo. Però sta di fatto, ecco, ritornando al tema, e vado a chiudere per ringraziare anche Patrizio di questa bellissima chiacchierata che spero sarà gradita come l'ho gradita io da parte, stavo per dire, di tutti i nostri telespettatori, ma non è così, ma perché ormai faccio il presentatore televisivo, questo è un dato di fatto, ecco, è gradito dai soci e credo da tutti i medici legali d'Italia. Io credo che ci siamo trovati di fronte a questo problema. La comunità medico-legale è qui l'INAIL è un pilastro, lo voglio dire qua come rappresentante della comunicazione Simla, e questo colloquio secondo me è anche importante perché rilancia secondo me questa unione stretta tra quella che è la Società Scientifica Nazionale e INAIL, che rappresenta per noi sempre un faro, come dire, per confrontarci e per avere queste grosse novità che Patrizio ci ha detto in questo momento. Io quindi vado a salutare Patrizio Rossi, che è stato qui con noi per questi motivi, per questi minuti di cui abbiamo parlato di cose tanto importanti. E qual è l'ultimo messaggio, Patrizio? Ci vedremo da qualche parte, magari un'altra volta. Mangeremo la televisione, non lo so. Senza dubbio, nel prossimo webinar che terrò interno e esterno all'istituto, quindi lo organizzeremo con la Simla, non potrà che essere condotto da te con la tua solita effervescenza. Grazie mille, saluto tutti i nostri amici che ci seguono. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti.